Litorania di Eboli sporca e regno di prostitute. La polemica corre su Facebook con i cittadini che caricano continuamente le foto del degrado. Sulla vicenda chiede interventi anche l'esponente dei giovani del Partito Democratico, Vito Maratea. Se i politici che da anni ci rappresentano ci hanno tolto ogni prospettiva di futuro, tuona Maratea, noi giovani abbiamo il diritto ed il dovere di riprendercelo. Al clamore scatenato dalle continue denunce dei cittadini hanno replicato l'assessore alla sicurezza Vito De Caro e l'assessore all'ambiente Ennio Ginetti. La lotta alle prostitute è costante, così come per gli incivili, dichiarano. Grazie alla sinergia con le forze dell'ordine aumenteremo i controlli. Saranno attivate altre telecamere, oltre alle 3 di Campolongo, con sanzioni severe ai trasgressori. Inoltre prosegue il porta a porta e la sensibilizzazione per gli stagionali a svolgere la differenziata.